Abbiamo dato dimostrazione a Val Guarnera, a Caropepa, al centro del Sicilia, che si può fare impresa buona. Ora figuriamoci in altre parti. Siamo qui al centro della Sicilia. Abbiamo fatto un percorso inverso. Quando ero piccolo ricordo che i miei giochi erano i campionari di papà, quindi la mia curiosità di bambino chiedeva sempre quale fosse la differenza tra un tessuto e un altro. Abbiamo iniziato a fare le cravatte. In un primo momento ne abbiamo fatte 16. Vedere il prodotto fatto a Val Guarnera, in Sicilia, finire nei mercati americani, nei mercati orientali, nei mercati del nord Europa è veramente un piacere, una soddisfazione. Ed è quel di più che ti dà l'input o il motivo per poter continuare ad andare avanti. Noi abbiamo pensato di resistere, perché noi non possiamo competere chi produce in Albania, chi produce in Turchia, chi produce in Romania. Chi ce lo fa fare? Andiamocene, vendiamo tutto e andiamocene dove è più facile fare questo. Però dopo un pochino riflettendo ho pensato, ma se ci arrendiamo alla prima difficoltà non dobbiamo scommettere su noi stessi. Ognuno di queste persone prende lo stipendio come quelli che lavorano a Milano o lavorano a Ferrara o lavorano in Piemonte. Qui c'è la legalità più assoluta. Val Guarnera non è stato mai una città dove si sono scoperte chissà quali marchingegni lavorativi. Qua viviamo di nostro, non abbiamo mai avuto assistenza, perché non l'abbiamo mai cercata, l'assistenza politica. Ci ha dato quella spinta di dire noi, anche se siamo in Sicilia, anche se siamo lontani, dobbiamo farcela, perché abbiamo qualcosa in più da dare e da dire rispetto agli altri, che hanno la vita più facile, forse perché trovano già tutto a portata di mano. Riuscire a vestire il Papa, essere ricevuti da lui, avere quel contatto fisico proprio è stata un'emozione che non penso che si possa ripetere con altri personaggi, per carità, però la figura proprio del Papa, essendo non molto credente. Dobbiamo creare condizione nuova di una Sicilia che si proietta verso il futuro, e altrimenti i nostri nipoti, i miei nipoti, i nostri figli, i figli di questa terra saranno costretti ad andarsene.